crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. Arrivare ad un EPT a cui ci siamo qualificati e trovarci di fronte Tom Dwan e Joe Kada non è proprio il meglio dell'accoglienza che ci possiamo aspettare. Alessandro Tomasin se l'è ritrovata qui a Madrid, dove è arrivato grazie al suo status di Supernova Elite guadagnato con il nick Ombre Rosse, così ti conosciamo su pokerstars.it. Alessandro. Esatto, sì. Sì, beh, l'arrivo è stato... l'inizio non è stato buono perché i personaggi al tavolo erano appunto conosciuti. Dopo, giocando comunque, avendoli alla destra, ero abbastanza in posizione su di loro, quindi non li ho patiti molto come giocatore. Giocata è abbastanza leggibile, insomma, abbastanza un giocatore normale, mentre Duro invece sta controllando il tavolo, gioca il 60-70% dei piatti ed è difficile giocargli contro perché non riesce a capire cosa può avere in mano. Quindi stai cercando di evitare quella grande parte di piatti in cui entra Duro e giochi quella poca percentuale di pozzi in cui lui non entra. Esatto, sto cercando un pochino di evitarlo. Le volte che sono entrato in due mani, una mi ha fatto foldare al turno e una ho foldato a rive. Cioè io avevo una mano marginale e non... sarebbe stato come un tirare e un indovinare a chiamare questa mano. Comunque... E diciamo che con giocata invece hai fatto un piatto in cui non hai dovuto tirare a indovinare, perché su un board con tre jacks, se non ricordo male, e siamo arrivati al river, Kada puntava anche al river e noi il jack ce l'avevamo, giusto? Esatto, lì ho floppato poker, ho cercato di raisarlo quando lui ha bettato il flop per far finta, sai, di solito di non avere proprio il jack, perché di solito sei floppi un poker, ti metti in check call così. Poi con l'asso al turno speravo che lui avesse l'asso in mano e quindi ho voluto cercare, perché appunto farlo indurre poi a bluffare a rive oppure cercare di prendere valore se aveva l'asso in mano. Evidentemente lui non aveva niente, ho fatto un 4-5 mila chip che insomma sono buone. Lì forse potevo bettare al turno, probabilmente, forse prendo più valore, però dipende. Ma credo che lui non avesse poco come mano, quindi non avesse proprio niente, e di conseguenza ho preso quel giusto, insomma. Non... Hai preso il tuo, direi, se non aveva niente. E l'ultima domanda che ti faccio è: quanto è complicato per un giocatore abituato a giocare su una pokerroom.it, dove comunque ci sono standard di gioco che non sono propriamente quelli di un EPT Grand Final con Dur e Kada, arrivare e trovarsi con avversari del genere? Sì, un po' diverso, però grosso modo è un torneo, grosso modo lo giochi in maniera standard. Io sto giocando in maniera standard come lo gioco di solito, no? Non faccio neanche tanto caso a chi ho proprio come avversario. Di conseguenza penso dipende un po' dalle carte, dalla situazione fortunata, eccetera. Infatti nei piatti in cui sono entrato, con mani tipo 8-7, suite, robe così, non mi è mai entrato un punto decente, una draw decente, quindi in quei casi là non puoi farci niente, devi solo foldare e passare la mano, insomma.